Allora, ci sono le motivazioni per cui uno può perdonare, uno può chiedere clemenza, uno addirittura può appoggiare e firmare una grazia, però lei sarà d'accordo con me che ci vogliono dei segnali positivi, cioè uno non può dire ah io non sono, sono diverso, devi dimostrare di essere diverso, devi dare dei segnali e poi bisogna anche saper chiedere scusa. Penso che questo sia la cosa fondamentale di un essere umano, uomo, donna, bambino, saper anche chiedere scusa. Invece nel suo caso Vallanzasca non vi ha mai manifestato queste scuse che lei ritiene opportune? Oggi, ripeto, non fatemi fare quel nome perché io rifiuto di pronunciare quel nome innanzitutto, però se ripeto non ha dato segnali, li ha dati in modo negativo e non positivo, quindi... Lei resta contrario ovviamente alla grazia Vallanzasca? Ma ovvio che sì. Si debba pretendere, perché la grazia venga data, che ci sia da parte del condannato l'espressione di un senso di colpa, di una richiesta di perdono, una consapevolezza della tragedia che ha provocato in altre famiglie. Ecco, la concessione della grazia in assenza di un atto di contrizione, di richiesta di perdono, mi sembra un atto di eccessiva generosità. Beh, io sono contraria a tutto ciò che è il perdono fine a se stesso e soprattutto il perdono troppo scontato. Direi che la stessa attenzione che viene posta rispetto a questi assassini e alla fretta che abbiamo di cancellare questi fatti, che sono soprattutto per una città come Dalmine gravissimi, non bisognerebbe averla rispetto alle vittime. Quello che conta di più di tutti è ricordare chi è morto compiendo il proprio dovere e servendo uno Stato che si dimentica così alla svelta di loro.